Siamo arrivati allo sport con la pallavolo, si avvicina a gara 1 della finale scudetto, la si raffronta Monza al Palabarton dove proseguono gli allenamenti dei Block Devils. Vediamo con Luca Pisinic. L'avversario della finale sarà dunque Monza. Ti ha sorpreso un pochino questo l'esito della semifinale con Trento? Per il gioco espresso soprattutto da Monza, neanche così più di tanto. Squadra che gioca molto bene, è un palleggiatore esperto, molto tecnico, dobbiamo essere bravi a saperli attaccare sin da subito, cercare di tenerli lontano da rete per poter leggere meglio il loro gioco. È la prima volta nella storia della pallavolo italiana che Perugia e Monza si affrontano in una finale scudetto, eppure nessuno dalle parti del Palabarton è sorpreso più di tanto dal verdetto della semifinale che ha visto i Brianzoli imporsi in rimonta sull'Ita Strentino, campione d'Italia in carica e vincitore della regular season. Dopo le prime due gare di semifinale che Trento era avanti, un po' di sorpresa c'è stata, ma Monza è stata brava a cambiare anche il modulo di gioco, ha trovato un sestetto vincente, è stata una partita molto lunga, combattuta, alla fine Monza ha fatto vedere che ha tante qualità. E mentre proseguono gli allenamenti tattici alternati a palestra, gara 1 ormai alle porte, si comincia giovedì sera al Palabarton. Sarà una battaglia alla pari, sarà molto difficile, quindi ragazzi lo sanno, ci stiamo preparando per affrontarla nel miglior modo possibile, giochiamo in casa, ci servirà anche il supporto del pubblico che in queste partite ci dà una spinta in più. Mancano 3 giorni a gara 1. Che aria si respira un po' nello spogliatoio, nell'ambiente? Ah, è aria da finale scudetto, sicuramente è un'emozione forte che non si arriva per nessuno, è facile arrivare a questo punto. Noi ce l'abbiamo meritato e quindi ce lo godremo fino alla fine.